What's your father doing today? Ciao ragazzi, buona giornata. Grazie a tutti che si iscrivono, mi fate molto felice. Oggi sto facendo un altro risotto, però italianissimo, perché avevo del riso già fatto, versato. Un po' di fame, qua sono quasi mezzogiorno, ho detto ok. Broccoletti che mi avevano avanzati, so, facciamo un bel mischiuglio, un intruglio come al solito, ragazzi. Oggi qui è una bellissima giornata di primavera, ma bella proprio. Ma sta piovendo. Oh, che peccato. Volevamo mangiare fuori oggi. Ma non va bene, dai. Ci divertiremo lo stesso. Questo è un pranzetto velocissimo per i giovani. Se piace questa roba, scappano a casa, piglia un po' di riso, un vegetale, quello che vi piace, soltanto riso, bollito, due cose tipo di fagioli e fate un pranzetto spettacolare, delizioso, nutriente. Questa sì che è vita sana. Ma il bello che vi sparambiate bei soldini, yeah. Un goccetto d'olio di vergine non deve mai mancare.
questo era un bellissimo riso dell'altro video. E perché lo devo... Che fa, scherziamo? Lo stacco. Sempre pronto, lo fai una volta, ti dura una settimana, però lo metti nei contenitori per uso alimento, li metti nel frigo e stai a posto. Fagioli, li adoro. Via. Guarda che bellezza, guardate, 10 minuti di lavoro. Voilà, dentro. Di formaggio ce l'hai? Un taglio di pecorino, adesso ce lo mettiamo. Un profumo, ragazzi. Ciao amici. Te un'altra ricetta, Gaeta. Raffaluccia, Antonio, and all the friends in America, thank you again, I've been seeing very few subscribers, bellissimo. I'll thank you to all of you. Io? Basta? Ce n'è per tutti, venite, chiamatemi, vengo a casa vostra a cucinare. Un altro pochetto per mia moglie, dai.
che c'ha famuccia. Thank you. Posate. Adesso non ci deve mancare. Questa cipollina fresca fa impazzire. Vedi, mi piace mangiare il riso con la forchetta. C'è tutto. 10 minuti. Vi ringrazio che guardate il video. Mi fa molto piacere, contento che vi iscrivete. E ci lasciamo così con un abbraccio. Ciao, buona giornata, buon appetito. Alla vostra salute.